racconta la storia della Prorecco, non la mia, sia ben chiaro, di questa società, secondo me, che è una storia straordinaria. È partito tutto da un paese, quando abbiamo iniziato, ce l'ho i numeri in tasca perché sono stato all'anagrafe, di 4.890 abitanti nel 1947. E di lì è partito la Prorecco, poi ha ottenuto i successi che ha ottenuto e nonostante che siamo ancora sotto i 10.000 abitanti riusciamo a tenere testa a tutte le grandi città europee, diciamo mondiali, da Barcellona a Berlino a Belgrado, siamo sempre la grande Prorecco. A Recco sono nati tanti giocatori, tanti campioni e abbiamo avuto la fortuna di avere gli atleti bravi e devo dire anche i dirigenti bravi. La storia di un mito dello sport che è lui e un altro mito è la Prorecco, e la cosa particolare è che lui ha voluto che fosse una storia non solo sua, quindi praticamente poi l'abbiamo scritta a quattro mani, nel senso che ci sono molti pezzi in prima persona raccontata da lui, c'è questo contrappunto fra un racconto oggettivo e lui che entra dentro a certi aneddoti e ne ha veramente un miliardo. Uno molto bello è di un Eraldo molto diverso da quello di oggi, cioè l'Eraldo ragazzino dopo una partita in cui non venne fatto giocare per una questione regolamentare, perché i ragazzi non potevano giocare più di tre partite in prima squadra per una cervellotica norma dell'epoca, e lui invece si prese con la società, aveva 15 anni, voleva giocare questa che era la partita più importante della stagione, rischiò la squalifica dalla società e poi fece come Muhammad Ali, prese la prima medaglia d'oro che lui aveva donatagli dalla Prorecco, andò a buttarla nel fiume a Recco, poi qualche ora dopo da ragazzino ci ripensò, andò a raspare fra le pietre e l'acqua del fiume, naturalmente non l'ha mai più trovata. Questo libro è in vendita a Recco nella libreria di Recco Capurro, in vendita da Feltrinelli e in vendita dalla Sagep, poi è in molte librerie soprattutto sportive in giro per l'Italia. La storia del pallanuotista più forte nella storia del nostro sport è una storia che è anche il presente, perché è sempre un punto di riferimento per la Prorecco di oggi. Ma com'è stato il primo incontro tra te e Eraldo? Beh, penso che uno dei primi è stato a Chiavari, quando poi pochi mesi dopo è diventato il mio allenatore, io avevo 15 anni e è stato uno dei primi che mi ha insegnato veramente cos'era la pallanuoto.